Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Abbiamo aperto anche il sito proaudiolearning.com da cui poter acquistare i nostri corsi professionali, oltre ad un account Patreon in cui troverete anche altri video tutorials. Tutti i link sono in descrizione. Non dimenticate di cliccare sul tasto subscribe e nella campanella in basso a destra per iscrivervi al canale e lasciare un commento sotto. Oggi parleremo di Prisonus iostation 24c. A volte serve poco, una scheda audio con due ingressi, un solo fader per la programmazione e via. Siamo in grado di gestire, lavorare e produrre ovunque ci troviamo. Prisonus iostation 24c serve a questo. È una scheda audio pro con caratteristiche top gamma ed un controller motorizzato super sensibile e funzionale. Un ibrido quindi tra una 24c scheda audio e un fader port versione 2. Infatti anche le dimensioni sono leggermente superiori rispetto a quelle del fader port, ma era necessario per poter includere anche i controlli di preamplificazione e mix, come vedremo. Procediamo con l'unboxing. La scatola è molto ben resistente come al solito, contiene al suo interno il manuale con i piedini adesivi, il numero di serie per accedere alla vasta quantità di software in dotazione, l'alimentatore con tutti gli adattatori internazionali, due cavi USB-C to USB-C e USB-C to USB-3 per connetterlo a tutti i tipi di computers. Una volta aperta la scatola ed estratto il contenuto, siamo felici di trovare, come per il Fader Port 2, una scocca in alluminio molto resistente e verniciatura opaca decisamente più elegante di quella nera. I copri potenziometri ed il copri fader sono in plastica metallizzata. Una volta collegato al Mac, attacchiamo l'alimentatore, verifichiamo l'accensione ed andiamo sul sito presonus.com per creare un account e procedere alla registrazione del prodotto. Il seriale lo troviamo all'interno del manuale. Andiamo nella sezione Register a Products e inseriamo il tipo di hardware, la data di acquisto del nostro hardware ed il numero di serie che troviamo sul manuale. Una volta terminata la procedura troveremo il nostro prodotto registrato nella nostra pagina Prodotti. Da qui in poi saremo in grado di scaricare lo Universal Control che ci servirà come driver per il nostro iostation e una vastissima quantità di software gratuito pronto per poter essere utilizzato con Studio One Artist che è allegato al nostro controller. Stiamo parlando del bundle chiamato Studio Magic. Questo bundle ha un valore di circa 450 euro considerando il costo di ogni singolo plugin che viene regalato in questo bundle. È forse il bundle più ricco del panorama delle schede audio al momento sul mercato. Scarichiamo Universal Control e procediamo all'installazione. Installiamolo nel pacchetto e proseguiamo nell'installazione. Come vedremo, il Universal Control versione 3.2.1, che è l'ultima, installa i driver per tutti questi tipi di schede audio e mixer, compresi i firmware update per i seguenti supporti, quindi dal Studio 24, il Fader Port, varie versioni, le schede audio, l'Atom, eccetera, eccetera. Facciamo continua e installiamo il nostro software. Eccoci pronti al nostro setup della iostation 24c. Abbiamo già scaricato lo Universal Control dal nostro account Prisonus dopo aver registrato la iostation 24c e ovviamente adesso sta vedendo la mia scheda Studio 26c che sto usando per registrare la voce. Andiamo ad accendere il nostro iostation 24c dal pulsante posteriore. Eccolo qua, viene riconosciuta l'interfaccia USB e ovviamente troviamo l'iStation anche nel nostro desktop all'interno di Universal Control. Cliccando all'interno vediamo subito che ci viene richiesto l'aggiornamento del nuovissimo firmware che è uscito qualche giorno fa. Noi lo eseguiamo, quindi Update Firmware. Universal Control ci comunica che faremo un update del firmware dell'iStation 24c. Quindi vuole sapere se siamo sicuri. Al momento la versione del firmware è la 3.36, verrà aggiornata alla nuova versione 3.43. Facciamo sì o yes. Il processo di update richiede qualche minuto, quindi non spegniamo l'iostation 24c durante il processo di aggiornamento del firmware. Ok. Vedremo questa rotazione di luci di LED all'interno dell'iostation e seguiamo ovviamente
lo schermo del computer affinché tutto vada per il verso giusto. Quindi attendiamo pazientemente l'aggiornamento del firmware, non spegniamo in alcun modo, quindi ricordiamoci di tenere il computer, se è un portatile, collegato all'alimentazione, e ovviamente anche l'IO Station che non sia precario, quindi messo in un punto che possa scollegarsi in questo momento, perché questo è un momento molto delicato e il computer deve rimanere acceso assolutamente. Si rischia di danneggiare la macchina. Mentre avviene l'aggiornamento, esploriamo le potenzialità dell'IO Station 24C. Come dicevamo, è una scheda audio in grado di registrare a 24 bit fino a 192 kHz attraverso due preamplificatori XMAX, gli stessi contenuti nelle ultime generazioni dei mixer Presonus e nella Quantum. Preamplificatori quindi in classe A, in grado di supportare ingressi fino a 115 dB, perfetti per registrare tutto quello che ci serve in studio. Gli ingressi sono di tipo combo, in grado di accettare sia connessioni XLR sia TRS, con la modalità di switch nell'ingresso, e quindi ogni volta che inseriamo il jack, la preamplificazione viene switchata tra mic e linea. Le uscite sono TRS bilanciate e sempre sul retro è presente l'uscita cuffie, oltre ad un ingresso foot switch dove collegare un pedale per la programmazione trigger dello start and stop. Siamo quasi giunti al termine, aspettiamo gli ultimi secondi e Universal Control ci comunicherà l'avvenuto aggiornamento del firmware. In questo momento infatti è avvenuto in maniera corretta. Ci viene chiesto di spegnere il nostro device e riaccenderlo, quindi facciamo ok, spegniamo l'IO Station e riaccendiamolo. In questo modo verrà caricato il nuovo firmware all'interno della macchina. Eccoci giunti all'avvio della macchina, come vediamo è avvenuto tutto in maniera assolutamente corretta. Quindi siamo pronti per utilizzarlo all'interno di Studio One. Una volta lanciato Studio One Artist, troviamo la nostra IO Station 24C nelle opzioni delle periferiche audio. Da qui possiamo configurarla come qualunque scheda audio, quindi possiamo scegliere appunto il buffer in ingresso e il buffer in uscita. In questo momento stiamo lavorando con un buffer massimo in uscita e uno minimo in ingresso. Nella pagina di External Device la troviamo come controller esterno già preconfigurato. Quindi non dovremo in alcun modo pensare di configurarlo all'interno di Studio One. Facciamo ok e lanciamo una song. Eccoci qui all'interno. Come vediamo, il fader è già collegato direttamente al canale che abbiamo selezionato. Possiamo muoverci poi nei canali e modificare appunto i volumi. Qui abbiamo il volume, lo switching tra i canali avviene attraverso la manopola centrale di default. Rispetto al fader port 2 che abbiamo già visto in un altro video, abbiamo sia la porzione di controlli del fader port identica, sia la sezione della preamplificazione e l'utilizzo dei microfoni attaccati alla nostra IO Station. Questo perché in questo modo possiamo utilizzare la scheda per poter registrare, anche per creare dei live per le nostre dirette Facebook e YouTube, e quindi avere un solo dispositivo a disposizione per poter fare tutte queste cose qui. Nella sezione input, quindi negli ingressi, li troviamo già configurati. Nella IO Setup, infatti, troviamo direttamente già la configurazione degli ingressi stereo 1-2 o mono 1-2 e le uscite, che sono ovviamente quelle del main out. L'uscita cuffie è di default impostata all'interno dell'IO Station. Possiamo infatti collegare agli ingressi posteriori sia microfoni dinamici sia microfoni a condensatore. Ovviamente grazie alla connessione combo possiamo utilizzare anche gli ingressi jack, in quel modo il preamplificatore viene automaticamente switchato in modalità line, quindi non avremo bisogno di un controllo di impedenza in base allo strumento che stiamo collegando, avviene in maniera automatica. Ma vediamo i controlli, quindi il primo è quello del fader che abbiamo visto qui in modalità rapida, poi nella sezione in alto troviamo gli controlli relativi alla traccia, quindi il solo, il mute, l'arm che ci permette di armare appunto la traccia per la registrazione, il bypass, il touch e il write che ci permettono di scrivere l'automazione e il read per leggerla. Il pulsante shift attiva tutte le funzioni che sono scritte sotto ai tasti. Quindi abbiamo shift solo, avremo il solo clear, shift mute, il mute clear, shift arm, l'arm all, quindi la possibilità di mettere tutte le tracce velocemente in registrazione. Mentre invece per accedere alle funzioni di undo e redo facciamo shift
e il controllo preview o next. Facciamo undo, torniamo come vediamo sui nostri passi in maniera molto molto semplice. I controlli che invece si trovano sotto la manopola centrale servono per modificare il comportamento della manopola centrale, quindi avremo il pan. Per tornare al punto esatto di centro basta cliccare sul pulsante centrale. Avremo poi la possibilità di lavorare su channels, come abbiamo visto il channel switching, lo scroll per passare all'interno del nostro arrangiamento, il master per trasformare questo nella manopola del master, quindi averla subito a disposizione, e avere invece il fader assegnato ai fader del mixer. Click accende e spenge il metronomo. Marker ci permette di navigare sopra i marker, in questo caso non li abbiamo ma possiamo spostarci sui marker creandoli. Section ci permette di muovere il sample che abbiamo selezionato nell'arrangiamento, molto comodo per poter sincronizzare ad esempio due casse o due rullanti in maniera più chirurgica, allargando ovviamente la prospettiva possiamo muoverci in questo caso sulla griglia, oppure togliendo lo snap to grid il nostro sample si muoverà, come vediamo, in maniera molto precisa, quindi potremo sincronizzare al meglio i microfoni della batteria, ad esempio, o i samples che vengono utilizzati come layering. Con Shift, anche in questo caso, attiviamo tutte le funzioni che sono scritte sotto i nostri controlli del fader. Quindi abbiamo Shift Zoom per poter creare uno zoom, Shift Lock per poter lockare la traccia, Shift Link che attiva il lock, e quindi adesso il nostro fader viene lockato. Come vediamo lavorano insieme e quindi possiamo ad esempio programmare anche in maniera indipendente alcuni fader. Scolleghiamolo. I pulsanti sotto invece, che contengono F1, F2, F3, F4, sono assegnabili a Studio One, quindi potremo assegnare automaticamente questi controller a qualunque switching controller che abbiamo all'interno di Studio One. Sotto infine troviamo i pulsanti della transport bar, quindi fast forward, rewind, stop, play, record e l'attivazione del loop. Nella sezione destra, come abbiamo visto, troviamo tutti i controlli relativi all'interfaccia audio, quindi abbiamo il gain del primo canale, il gain del secondo, quindi l'input trim gain dei canali, la possibilità di switchare su line se vogliamo obbligare il preamplificatore a lavorare in modalità line, e la 48 volts che viene attivata per i microfoni a condensatore che si trovano nell'ingresso posteriore, ad esempio quelli adatti al podcast. Qui abbiamo infine una possibilità di avere un mix tra input e playback della DAW, quindi in questo caso avremo qui verso input il segnale in ingresso dai microfoni e verso playback il segnale in ritorno dalla DAW, quindi potremmo miscelare questi due segnali. È utilissimo in fase di podcasting, ad esempio quando abbiamo un presentatore che deve miscelarsi con la base che arriva da Studio One. Questo è il volume della cuffia e questa è l'uscita main che troviamo dietro al nostro IO Station. Infine abbiamo il mute generale che chiude tutto quanto in maniera rapida e veloce. Quindi ricapitolando, abbiamo un fader port, questa sezione qui, quindi tutta la sezione che troviamo anche sul fader port della Presonus, e una sezione di preamplificazione che fa riferimento alla scheda audio interna che troviamo posteriormente al nostro IO Station. IO Station è compatibile con Studio One, ma anche con Digital Performer, Ableton Live, Cubase, Logic Pro, Pro Tools, Cakewalk, eccetera. Nel manuale scaricabile dal sito troviamo tutte le informazioni per collegarlo alle varie DAW e come configurarlo al meglio. IO Station 24C tutto sommato è un oggetto che non c'era. IO Station è la risposta portatile definitiva se si cerca una scheda audio piccola ed un controller di alta precisione super configurabile. Il mio consiglio, come al solito, è di recarsi in un negozio e provarlo. Io mi ci sono trovato molto bene subito e lo userò sicuramente nelle prossime preproduzioni. Finirà nello zaino insieme al computer. Spero che questo tutorial vi sia stato utile. Vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio, corsi online sul sito proaudiolearning.com o jgrstudios.com, dove gli argomenti vengono trattati in maniera semplice ed accurata. Affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirci su Facebook, YouTube e MusicOff. Se volete contribuire alla realizzazione di questi video gratuiti, iscrivetevi anche al canale Patreon, dove ne troverete altri esclusivi ogni mese. Per il momento è tutto, ciao, a presto.